Terzo segmento del telegiornale di Ultima TV, parliamo di musica, del cantautore Luca Madonia che appunto sta promozionando e valorizzando il suo ultimo lavoro e sabato scorso è stato ospite al MA a Catania. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie, si riparte sempre dal MA. Ieri è uscito il mio nuovo disco che si chiama Il tempo è dalla mia parte. Ho giocato con un titolo di una canzone portata a successo da Rolling Stones, perché con questo disco festeggio tante primavere, 35 anni di carriera. Ero un ragazzino 35 anni fa in questa città. Il tempo, una variabile straordinaria, affascinante per i fisici in materia di studio, per i poeti, una fonte di ispirazione, per tutti quanti è un bene prezioso, ed è proprio questa variabile al centro del nuovo album firmato Luca Madonia, Il tempo è dalla mia parte, con una scaletta composta da 10 nuove canzoni si è esibito al MA di Catania. 35 anni di carriera, vissuti sempre mettendosi in gioco ed esplorando nuovi modi di suonare, che fanno del nuovo lavoro una sorta di concept album sul tema del tempo. Siamo andati dietro le quinte per scoprire qualcosa di più. Con quest'album festeggio i 35 anni di carriera, per cui mi sento sicuramente un privilegiato, perché ho fatto una vita bellissima, ho realizzato il sogno di tutti i ragazzini che vogliono fare questo mestiere, che iniziano nelle cantine e poi è andata bene. Io volevo giocare proprio per queste ricorrenze, per i 35 anni di carriera, con la parola tempo, ma non solo cronologico, ma anche musicale, tempo come timing musicale. Ci sono dei brani anche molto più ritmati, più danzerecci, ne ho voluto riusare l'elettronica, volevo fare un disco veramente più divertente. E poi i ricordi, tanti, legati anche a Sanremo. E sono stato 4 volte su quel palco, 2 volte con i De Novo e una volta come ospite, poi l'ultima volta appunto nel 2011 con Battiato. È stato un anno bellissimo, perché avevo il pezzo giusto, perché ero con Franco Battiato, grandissimo amico ed enorme musicista, per cui l'ho vissuta poi in modo più consapevole rispetto alle prime volte con i De Novo, che eravamo ragazzini, per cui eravamo presi veramente dal vortice. Sanremo è una follia di una settimana, neanche divertente, una grande esposizione mediatica. E infine un ricordo di quella città dalla quale tutto è partito e che resta sempre nel cuore. La terra magica per certi aspetti, drammatica per altri indubbiamente, mille difficoltà, però forse è anche fonte di ispirazione per le nostre cose. Forse se io dovessi comporre a Milano fra le nebbie, forse non verrebbero queste cose, per cui va bene così.